secondo me ogni anno è differente, conosco nuovi ragazzi, nuove persone, questo mi fa molto piacere e cerco di essere il più attenta possibile, sperando di fare meno errori possibili, di non dare i consigli sbagliati. Beh, mi è piaciuto la scelta, mi sono piaciute le scelte per cui danno un'indicazione di quello che loro vogliono essere, mi è piaciuto come hanno cantato, mi sono piaciuti come si sono comportati in maniera adulta, di uno che intraprende un fatto che potrebbe cambiare la vita. Io invece chiedo ai talenti che cosa vi sta insegnando Mara, quali sono i primi consigli che vi ha dato, come state iniziando a lavorare. Ma io credo che sicuramente lei ci insegni a essere lucidi, che credo sia una delle cose più importanti nel fare questo mestiere, perché lei ci ha cercato di trasmetterci che al di là del fattore cuore, al di sopra del cuore c'è sempre la testa, anche perché altrimenti anche il modo di comunicare le emozioni probabilmente potrebbe essere sbagliato. Quindi credo che sia un fattore importante. Mantenere sempre. Mantenere la lucidità e capire cosa vogliamo comunicare in quel momento. Esatto, e mantenere soprattutto il contatto emotivo. Velocità e focus sulle emozioni, più che sulla tecnica, sull'esecuzione mera strumentale. Mara. Come dice Nicola, mi aiuta a vedere Mara come giudice, perché sono molto emotivo, a volte diventa quasi un limite, cioè potrebbe diventare a volte un limite, una cosa che mi blocca, che mi paralizza. Invece appunto Mara, l'altro giorno ho ripensato a quello che mi diceva sul fatto della testa. Avere una persona che è solo testa, che è una domanda cosa ti emoziona, dice 5.000 euro al casino, a me mi aiuta, perché invece a me mi emoziona tutto e tutto mi può distruggere e io invece devo distruggere il palco, quindi non potevo chiedere di meglio, cioè non potevo andarmi meglio. Mara, quest'anno è tutto nuovo, sì, della location. Ragazzi, la location, beh, mi è piaciuta, però bella così rotonda. Sembra di essere nel Bacca Nerone, poi ci siamo confusi, no? Ma Nerone lo troveremo sulla nostra strada, quello sempre sulla nostra strada, perché c'è sempre qualche possibilità che esca qualcuno che mi somma. Tipo Fantasma dell'Opera, che resta. Certo, capito. Stiamo sempre all'erta. Molto abbiamo lavorato bene insieme, devo dire che abbiamo avuto idee quasi simili, non abbiamo avuto discordie, no, tu sai, è giusto che ognuno scelga quello che vuole, perché secondo me quello che potresti non aver capito tu l'ha capito lui, e questo è quello che è di aver orientato modo. Noi speriamo di aver fortuna di essere sufficientemente lucidi per fare delle scelte intelligenti che poi diano risultati. Come fa a non stancarti questo altro per tanti anni? Beh, sai perché? Perché in parte, fa gran parte del mio lavoro che ho fatto per tanti anni, che era direttore artistico prima della promozione, per cui devo dirti che mi piace, è quello che ho fatto per tanti anni. Sono una abitudine. No, è l'emozione, è il fatto di scoprire lavorare con gli artisti giovani, per cui è successo. Seguivo e ricordo Maneskin quando una performance acustica, il primo film sono un grande gruppo, Damiano alla Lap Dance, poi Anastasio, un scrittore pazzesco. Posso fare solo una domanda, ragazzi? Nel momento in cui dovreste scegliere, avreste la possibilità e la fortuna di scegliere il vostro inedito, che tipo di canzone vorreste portare se avreste la fortuna appunto di arrivare al finale? Io vorrei portare quello che ho portato alle audition, se portare Globo, potendoci anche lavorare con dei professionisti adesso, quindi sarebbe un'occasione enorme per me. Io credo che sceglierei una canzone completa, nel senso credo che un primo inedito debba essere importante nel far capire a 360 gradi quello che può dare l'artista sul mercato e in contatto col pubblico, quindi sia dal punto di vista vocale che comunicativo. Potere, diciamo, per una scelta mi permette di dare il più possibile e di toccare più campi. La storia che più ho a cuore. Varie canzoni, varie storie, quella che penso, insomma, o la prima che ho scritto, di solito, così, vecchio amore, insomma. Buon lavoro! Grazie, grazie a tutti.